quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do a me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Marco, no, no. Te prometto che venivi un momento che arriva. Far sé che arriva e che arriva è volta. Lo so tanti se lo visti lì. Far sé che loro che sappi di me, la tua storia. Tu te vedi, tu già solo lì, la luce. E tu continuerai dal cielo a un regime a che tu hai in capriva anzi di volare a capriva a zona di dolore non tu nascondevi chi sta a morire che tu avevi stessi sono stati 3 anni di esilio in partito ma non ti hanno lasciato solo. Quindi mi si piace tanto, sono venuto a condividi la gioia e anche il calvario che tu hai fatto in questi 3 anni. Tu sei stato un buon pastore, tu ti hai fatto tutti i tuoi rubi, tu sei stato a Siri, quindi si piaceva. Tu hai passato tanti feriti, tu hai implicato tante situazioni, tanti scursi, crevasse. Che il Signore vedi misericordia di te e che ti vedi prendere in terra. Insieme diciamo, ascoltaci Signore. Preghiamo il Signore che accolga quel lato che ha saputo vivere con evidenza e volontà, insegnandoci a contemplare il crocifisso e ad ascoltare con rispettoso silenzio tutti coloro che a lui si rivolgevano, esprimendo sempre grande comprensione per le fragilità umane. Noi ti preghiamo. Per tutti i ragazzi, in particolare per i nostri ragazzi, che cresciuti con l'accompagnamento di Don Claudio, sappiano seguire gli insegnamenti da lui indicati con l'umiltà e la generosità che lo hanno sempre contraddistinto. Noi ti preghiamo. Signore, ti ringraziamo per averci donato Don Claudio, che ha lasciato un segno indelebile nell'azione cattolica della nostra parte. Fa che la sua fede forte, la sua profonda devozione a Maria, che ci lascia in eredità, continuino ad orientare il nostro percorso associativo e della nostra vita. Noi ti preghiamo. Don Claudio ci ha insegnato a camminare sempre e a non fermarci mai, anche quando la fatica inizia a farsi sentire. Signore, hai
aiutaci a seguire i suoi consigli nel cammino di fede e della nostra vita. Anche questa volta, come in ogni campus scuola, Don Claudio ha raggiunto la cima della montagna prima di noi e ci aspetta lassù. Custodiscilo tra le tue braccia gloriose e dona a noi la forza di camminare nella sua memoria. Noi ti preghiamo. Signore, ti ringraziamo per averci donato Don Claudio. Nella sua semplicità ci ha testimoniato non solo a parole, ma con il suo stile di vita, ciò che è essenziale alla vita di fede: credere alla risurrezione, perché chi crede in Dio non muore mai e vive in eterno. Nella sua fede incrollabile è essenziale la partecipazione all'Eucaristia, presenza viva di Gesù, senza dimenticare la preghiera e la devozione a Maria, che è stata fondamentale nel suo percorso vocazionale. Ora, Don Claudio, sei in quella meravigliosa casa dove non esiste più la morte e potrai godere da vicino il tuo Signore e la sua mamma. Potrai inoltre ritrovare tutte le persone a te care che ti hanno preceduto. Caro Don Claudio, dalla sua veglia sulle nostre comunità, sulle nostre famiglie, sui nostri figli, noi preghiamo per te e tu prega per noi. Tu lo sai, ti abbiamo voluto bene, Don, e te ne vorremmo per sempre. Noi ti preghiamo. Donare agli altri. La donazione del sangue era la tua vocazione.
in tutti i loro momenti di massima felicità e tristezza. Non hai mai avuto paura di questo momento che oggi viviamo. Non hai mai avuto difficoltà a dire che, quando costretto a allontanarti dalla prima nella tua vita sacerdotale, un piccolo pezzo di te veniva a mancare. Questo è l'amore più profondo che hai saputo donarci. Questo è quello che ci resterà per sempre, una vita spesa per la tua comunità, per le tue famiglie dal primo all'ultimo giorno dell'anno, dalla prima all'ultima festività. Quante iniziative, quanti momenti di vita comunitaria. Siamo sicuri che ora, vicino ai tanti amici raggiunti, starai discutendo a tavola di quel o di quell'altro problema della tua cartella, sempre per il bene, sempre per costruire, sempre per la tua gente che oggi qui riunita, con forza unica, ti ringrazia di tutto. Come tu mi feci promettere qui nel tuo saluto sacerdotale a Caprina qualche anno fa, riposerai nel tuo camposanto di Caprina. L'unica cosa da dire oggi veramente è grazie a Claudio. Io volevo ringraziare Don Gilberto, a nome della diocesi insomma Gorizia, e del PIN, della sezione di Gorizia, la sezione di donatori di sangue, e a tutte le associazioni di Caprivo, il Coro CR, il Coro Polifonico, i Ciantostano di Maria che erano anche nella Santa Celebrazione con noi, ma soprattutto la comunità di Caprivo che ha saputo conoscere, imparare e amare il fratello Don Claudio. Saluto Alberto, ci ricordare. Viene anche dal suore. Erano fino a pochi anni fa a Bielorussia. Un saluto viene anche dalla comunità cattolica di Trieste. Riguardo personale, caro Don Claudio, non avrei pensato di ritrovarmi qui oggi a salutarti così. E cosa dire di te? Tu eri un uomo di fede. La tua fede era magnifica, essenziale, senza sé e senza mai, senza troppe sovrastrutture. La tua fede traeva basilare fondamento da quell'altare, da quel pane e quel vino, dall'ultima cena, dall'Eucaristia. Per te il più alto momento di essere sacerdote era la celebrazione eucaristica, consacrare quel pane e quel vino a corpo e sangue di Gesù. Accanto vi era il costante riferimento alla santità, alle grandi figure che la Chiesa ha santificato. San Francesco, Sant'Antonio, San Carlo Bottina, erano un tuo costante riferimento, anche nelle omelie, assieme a ogni discussa devozione per la Beata Vergine Maria. E nessuno dimentica che dopo il battesimo facevi il gesto di prendere il bimbo e donarlo alla morte. Così l'amore per questa chiesa, che hai curato nei dettagli, pur amando la semplicità, facendo di essa importanti opere di restauro, proprio perché per te era il luogo più grande per la preghiera della celebrazione della Messa. Il tuo essere parroco si attuava innanzitutto sull'amministrazione dei sacramenti. Il tuo era innanzitutto un ministero sacramentale e di preghiera. Il commuoverti ogni prima comunione, di portare la comunione a tutti gli ammalati più volte all'anno, così come recitare il rosario sempre, prima di ogni funerale presso la cappella mortuaria, per te non erano dettagli, ma il fondamento del tuo ministero. E sei stato un uomo di fede anche nell'affrontare la malattia. Come me è stato testimone, lo sai. Accanto al Claudio sacerdote mi era giungato un uomo con un carattere deciso, a volte non semplice, con cui si facevano grandi discussioni, ma dal quale emergeva sempre una grande.
a sui ricordi personali, proprio perché sono personali, non voglio dilungarmi. Voglio solo evidenziare due aspetti della tua vita di Caprillo, che forse chi non ha frequentato e vissuto la parrocchia possono sfuggire. Uno è la tua generosità. Ogni giorno suonavano il campanello della canonica, parecchie volte, molte persone bisognose, che chiedevano un aiuto e che tu non hai mai negato. Tu non sei stato amico solo di quelli che frequentano la chiesa. Molte tue grandi amicizie di Caprillo erano di persone lontane, comunque non praticanti. Sento che il tuo essere parroco era trasversale, un'immersione totale in questa comunità. È grande e mai assorbita è stata per te la sofferenza del tuo trasferimento da Caprillo. Io lo capivo sempre di volte che ti incontravamo. Ora riposerai nel nostro cimitero, riposerai accanto un altro grande pacco della mia giovinezza, Don Oreste. E come ci salutavamo sempre, ti dici mandi Don Claudio e grazie per tutto il tuo salvarmo e per il nostro paese. Significa averne uno in più nel cielo, che veglia su di noi.
Sulla cuspide del nostro campanile, Tecchi Tirrena ha scritto: Signor, guardai la preda. Ora noi invochiamo Don Miola, Don Oreste, Don Claudio, guardai la preda. Io volevo solo raccontarvi un breve episodio che riguarda un po' quello che ha raccontato. Voi sapete che due guardini, prima del Covid, organizzavano ogni anno delle escursioni alla scoperta del territorio. E Don Claudio, se poteva, quasi sempre venuto, partecipava a queste escursioni anche perché alla fine c'era la messa e c'era da lui. Durante una di queste escursioni era il giro delle chiese votive di Goleia. E Goleia, sapete come fa, scrivo un po' nel libro, quindi su tante colline, e si passava anche in mezzo ai boschi, c'erano molte possibilità di deviazione. A un certo punto mi sono accorto che il gruppo inizialmente partito si era un po' assottigliato, mancava della gente, soprattutto mancava del Claudio. Dopo, quando siamo arrivati, un momento prima che celebrasse la messa nella chiesetta di Sant'Elena, mi chiese: dove è finito, no? E lui mi dice: si è accorto, qualcuno si è spostato e si è perso, sono dovuto tornare indietro a recuperarli e a portarli sulla strada giusta, no? E mi ha detto: riguardi che non ero, che non bisogna commettere tanti dati che vanno avanti, sempre là, bisogna sempre aiutare che stanno in Davur e che ne bisogna, e che roba da fare, non sono contaminati, ma vai, fanno tutta la vita. L'associazione di Moraro e anche la parrocchia, no, di Capriva e Moraro.